Flavia Marzano, professore alla Sapienza. Professoressa. Professoressa alla Sapienza, giustamente, perché è una questione di genere. Assolutamente, sì. Ecco, perché c'è una differenza fondamentale tra professore e professoressa. Esatto. Beh, il termine, la terminologia, in realtà. Però è anche sostanziale. Ah, sostanziale forse no, è sostanziale nel come viene interpretata, nel senso che quando si dice segretario uno si aspetta il segretario del partito, segretaria si aspetta la signorina che scrive. Ma non c'è una ricerca al femminile, è in questo senso che dipongo questa provocazione. C'è sicuramente, per fortuna siamo diversi uomini e donne, quindi ognuno approccia l'università e la ricerca in maniera diversa. Ma come l'approcciano in maniera diversa i polacchi rispetto ai francesi, certo. È il valore della differenza. Certo. E c'è un'altra questione di genere, sei anche toscana? Sono anche toscana. Per cui hai anche tutte le qualità. Toscana di adozione, perché di origine sono savonese. Ah, sei savonese? Bene, sì. Quindi non parliamo di scaiola però. No, grazie. Bene. E oltre all'attività didattica di ricerca alla Sapienza, è in una lista innumerevole di attività. Fondatrice di associazioni, creatrice di situazioni sia di ricerca che di traino di cause come l'innovazione nella pubblica amministrazione, e magari su questo ci dirai qualche cosa. E ultimamente, anzi in questi giorni, attualmente candidata alle elezioni europee. Ecco. Magari partiamo proprio da questo. Partiamo da qua, anche perché sono candidata nella lista Green Italia Verdi Europei, pur non avendo mai, passatemi la parola, militato nel mondo dell'ambiente o comunque dei verdi. Sono sicuramente una persona attenta all'ambiente in cui vive, ma non sono una militante attiva. E ci sono invece in questa lista, in questo mondo, proprio invece per le mie competenze che citavi prima, cioè di informatica, perché sono informatica, sì. Che si occupa di innovazione nella pubblica amministrazione, ma non solo, con l'obiettivo di innovare e migliorare il paese. E innovare, usare le tecnologie si può fare anche, anzi si deve fare in maniera verde, nel senso si può fare garantendo il rispetto dell'ambiente. E dal punto di vista proprio fisico, per esempio utilizzando software libero per i computer vecchi che altrimenti andrebbero buttati e rottamati, e rottamarli implica inquinamento oltre che sfruttamento di purtroppo bambini nelle miniere africane, perché certo. Ci sono degli elementi all'interno del computer che vengono purtroppo trovati solo in questo modo, quindi allungare la vita di un computer da 3 anni a 6 migliora comunque l'ambiente, perché implica un riuso e un utilizzo delle tecnologie più a lungo. Ma non solo, c'è tutta la parte di diritti digitali, sì. Che ha a che fare quindi con l'inclusione, ancora una volta, di genere, ma non solo, perché l'inclusione, diciamo, digital divide, c'è sicuramente per problemi di connettività, ma c'è anche perché è un problema sociologico, economico, culturale e di genere, ancora una volta. E quindi lavorare in maniera tale che ci sia un'inclusione. Questo porta, se vogliamo, al concetto di open government che ormai dal 2009 l'ha importato Obama, che prevede 3 parole chiave principalmente: la partecipazione, l'inclusione, la condivisione e la collaborazione. Sì. La collaborazione è la cosa su cui, devo dire, un po' per il tipo di gli interventi che ho fatto, di associazioni eccetera, è la cosa che mi affascina di più. Sono fortemente convinta, fortemente, che il mondo possa evolvere solo condividendo. È inutile continuare a volerci mettere il cappello sopra, questo l'ho fatto io, e a chiudere la porta. Non è così che il mondo, gli umani sono cresciuti. Gli umani sono cresciuti condividendo conoscenza, competenze, quindi ancora una volta l'open source non a caso genera comunità,
ma le reti di associazioni come le Wister, che sono donne che operano sia per l'abbattimento del digital divide di genere, ma anche proprio per la diffusione delle smart city viste anche in ottica di genere, quindi come le tecnologie possono essere utilizzate per la condivisione della conoscenza tramite un copyright un po' meno duro, per il Creative Commons o quant'altro, internet come bene comune, cioè veramente è su quello che spero e penso, ma anche open innovation, guardandola lato imprese, l'open innovation implica di fatto la condivisione, il rinunciare a un pezzettino delle proprie competenze, dei propri brevetti laddove ci sono, per metterle a fattor comune anche con altri e di conseguenza far diventare il progetto più ricco, più produttivo e di conseguenza diventa win-win per certo. Tutti quelli che ci collaborano. Certo. Quindi in qualche modo con tutte queste tematiche trainata dal concetto, dal topic principale che è quello ecologico sì. In questo momento, in qualche modo stai creando, hai già creato una sorta di ecosistema digitale nel quale il fitness è riuscire a governare la complessità non attraverso i meccanismi soliti che poi si impattano con la burocrazia, ma partendo dal basso. Certo, sicuramente partendo dal basso, questo in tutto, anche nell'associazione che è Stati Generali dell'Innovazione, che è l'associazione sì. con cui che facciamo c'è un sito. Lobby trasparente presso la pubblica amministrazione locale e centrale, soprattutto per o proporre nuove normative o per aiutarli a emendare quelle esistenti, a trovare errori o ad aprire. Esempio l'open data, i dati aperti nella pubblica amministrazione sono un obbligo adesso di legge sì. e lo sono anche grazie, non solo ovviamente perché siamo stati in tanti come associazioni a fare questo cammino, ma grazie anche proprio all'iter di lobby trasparente che abbiamo fatto presso deputati, senatori, sottosegretari, ministri, con tutti quelli con cui riuscivamo a interagire, finalmente gli open data adesso sono un default obbligatorio. E se vogliamo lanciare un piccolo ballon de sé, se fossero stati obbligatori anche per l'Expo non sarebbe successo quello che è successo. Infatti tu sei anche nell'advisor board di Expo 2015 nella parte tecnologica, cioè quella che deve occuparsi degli aspetti e dei concetti tecnologici. In questi giorni è successo qualche cosa all'Expo. Sì, è successo qualche cosa e temo che il grosso sia successo proprio per la mancanza di attività di questo advisory board. Non per colpa delle persone che sono dentro l'advisory board, ai nove, perché io sono stata avvertita di essere presente dentro questo Innovation Advisory Board 2 anni e mezzo fa circa. Ho visto un comunicato stampa a marzo del 2012 in cui c'erano un po' di nomi, il mio compreso, e poi non più né visto né sentito nessuno. Marzo 2012, l'ultima notizia vista online. Diciamo che si sono concentrati su altre cose. Beh, sì, probabilmente sì, ma ho anche provato a mandare mail ovviamente a persone di rilievo dell'Expo perché mi sembrava doveroso chiedere quantomeno che dicessero l'abbiamo abolito, fatemelo sapere, lo tolgo dal curriculum, non è un problema, non è che visto che era a titolo gratuito non era nemmeno un problema rinunciarci. Non lo so che cosa sia successo, forse un giorno lo sapremo, forse. Mentre cose positive le possiamo elencare, hai già parlato degli open data, stiamo parlando anche di smart city, certo. Che in qualche modo è un grosso tema del quale probabilmente non si riesce ancora a capire dove si va a posizionarsi. Anche lì, se la vogliamo declinare di genere, visto che quando si parla di smart city spesso si parla di mobilità e quant'altro, le nostre città lo dimostrano tutti i giorni che c'è bisogno di diventare un po' più smart, non soltanto in termini di meno inquinamento, sicuramente, ovviamente, ma anche proprio di attività banali come in alcune città, non ci sono solo le città come Roma e Milano, che sono grosse, grandi, difficili. Ci sono città molto piccole, in Italia sono 6.000, i comuni sotto i 5.000 abitanti, se ci facessero una bella pista ciclabile come in Danimarca da sempre. Esatto. In Danimarca ogni strada c'ha accanto una pista ciclabile, vuol dire che si può fare.
Il farlo implica la salute, perché andare in bicicletta fa meglio che andare in automobile, ovviamente, per ovvi motivi, ma inquina meno, è sostenibile, non c'è rumore, perché anche l'inquinamento acustico... Ci si mette meno? Ci si mette molto meno nelle città piccole, di sicuro. Sì. Ma anche in quelle grandi. Forse anche in quelle grandi, sì, se non sono proprio in salita così, sicuramente sì. E per parlare di Smart City, secondo me bisognerebbe definire dei benchmark più europei, cioè confrontarci con le realtà magari del nord Europa, della Germania, dei paesi scandinavi. Purtroppo i benchmark nel nostro paese non hanno nessun risultato, perché purtroppo ce ne arrivano tanti. L'Istat ci dice come siamo messi, l'Eurostat ce lo dice dal punto di vista europeo, l'OCSE ce lo dice dal punto di vista mondiale. Siamo indietro su tutto praticamente. Tornando ai discorsi di genere, siamo al 71esimo posto nel mondo per il Global Gender Gap. 71, calcolando che i paesi europei sono 28, significa che davvero prima di noi ci sono decine e decine di paesi molto più indietro. Allora, i primi 10 sono quelli che ci aspettiamo: l'Islanda, la Finlandia, tutta la Scandinavia, i paesi del nord. Ok, intanto perché hanno le quote da 40 anni di genere, non rosa, le quote. E poi perché appunto c'è una cultura del valore del bene comune che va regalato ai bambini sin da piccoli. Certo, e anche del capitale sociale. E anche del capitale sociale, assolutamente sì. E parlando di capitale sociale, direi che è impossibile non parlare di una delle iniziative che più ti sta a cuore, quello delle WISTER. Sì. Allora, intanto l'acronimo sta per Women for Intelligent and Smart Territories. Nato da una mailing list mia, personale, di una decina di persone con cui ci condividevamo informazioni, segnalazioni di eventi, e non me ne sono neanche accorta, siamo arrivati a 100 persone, abbiamo detto siamo in tante, dobbiamo cominciare a fare qualcosa, adesso siamo quasi 500, sì. Non ne conosco neanche Italia. Metà, in tutta Italia, di qualunque estrazione sociologico, economico, culturale, lavorativa. E facciamo fondamentalmente diffusione delle tematiche, ma anche formazione gratuita da donna a donna per proprio diminuire il digital divide. Di recente ne abbiamo fatte sul cyberbullismo a docenti e genitori, e ne abbiamo fatte sull'utilizzo consapevole dei social network, e stiamo facendo in ogni città dove ci chiamano andiamo fondamentalmente. Prossimamente? La prossima sarà a martedì a Potenza, ce ne sarà subito dopo, andiamo a Forum PA a fare una presentazione sullo spread dei dati di genere, appunto dei confronti tra i dati italiani e i dati europei. Ne è previsto uno a Genova, uno a Venezia, uno a Milano. Non me li ricordo, sono veramente tanti. Compatibilmente con i nostri tempi, perché purtroppo ogni tanto dobbiamo anche lavorare. È un piacere comunque, sicuramente è un piacere, perché si vedono i risultati ed è un dovere, nel senso che. Come vi finanziate? Allora, intanto con le quote associative dell'Associazione Stati Generali dell'Innovazione. E tendenzialmente quello che chiediamo quando andiamo lontano è che ci paghino il biglietto, il treno e eventualmente l'albergo se tocca andare la sera prima, se no la giornata la regaliamo noi. Quindi, magari cercando Wister a chilometro zero, che così costa un po' meno. Certo. Quindi qualsiasi associazione che si occupa di digital divide, ad esempio, di cultura del digitale, in questo caso digitale verde, può essere il vostro committente, il vostro interlocutore. Assolutamente sì, tra l'altro proprio Stati Generali dell'Innovazione è nata in questo modo, è nata con l'idea di mettere a fattor comune tutte le persone e le imprese e le associazioni che si occupano di innovazione, quindi provare a condividere, a mettere insieme, proprio perché le energie sono finite, il volontariato è costoso in termini proprio umani e di giorni, allora dire mettiamo le energie insieme, quindi tra i soci di Stati Generali di Innovazione ci trovate grandi imprese, piccole imprese, grandi associazioni che si occupano specificamente di un settore di nicchia, ma che hanno la parola innovazione sotto, e quindi con quelli proviamo a condividere, proprio per la condivisione che dicevo prima, per rifare rete e poi ottenere risultati migliori. Certo. Ma
Esiste un digital divide di genere? Sicuramente sì, perché purtroppo sin da piccole alle bambine viene insegnato che non importa che siano brave in matematica, è meglio se sono brave in storia, geografia, filosofia, lettere, possibilmente. Perché alle bambine viene regalata la Barbie e ai bambini il meccano e il Lego, e quelli aumentano la capacità logica e, sì. e creano anche lo stereotipo. E creano poi anche lo stereotipo, per cui la bambina, la ragazza cresce, arriva a 20 anni, a 18 anni decide di andare all'università e di fare una facoltà non tecnologica, non scientifica. Anche su questo stiamo lavorando, sì, con un gruppo di un'altra associazione di europea, ma che ha una sede forte a Reggio Emilia, proprio per aiutare le ragazze dei licei a capire se sono portate, e se sì, che lo facciano, verso le materie scientifiche. Quindi possiamo dire che in qualche modo il femminile declinato con il verde, il green, è vincente? E il tecnologico, ci mettiamo. Tecnologico. Assolutamente sì, anche perché noi le donne li fanno i bambini, certo, li mettono al mondo persone, e quindi vorremmo che vivessero nel modo migliore possibile. Esatto, quindi questa è una un quello che vorremmo che fosse anche l'impegno da parte tua in questa avventura. Ci potete contare, sicuramente. Ti ringrazio molto. Grazie, Fabio. A voi.